Affilate i coltelli, ve lo dico sempre, oggi li affilo io. Taste on the Road, puntata speciale sulla carne. La carne e i suoi tagli più pregiati e meno pregiati di Damini e Affini. Il principe della carne Damini, Gian Pietro, ci fai un piccolo corso di come segui tu la seconda parte, quindi dopo un allevamento che vi fornisce la materia prima, tu prosegui con frollatura, disosso e taglio. Certo, noi, due parole sull'allevamento, abbiamo sto allevatore che alleva per noi e per lui, 170 fattrici, linea vacca vitello all'interno della stalla, lui le macella a 22-23 mesi, dopo due giorni arrivano da noi. Quando arrivano, si affilano i coltelli? I coltelli si affilano dopo, quando si arrivano si accarezzano e si guardano come gioielli. La razza che alleva? La Limousine. La Limousine arriva dalla Francia, noi gli abbiamo messo Damini Limousine perché? Perché tanti clienti ci hanno detto: ma sono andato al mio macellaio e alla Limousine ma non è come la vostra. La differenza è che noi nasce in azienda, diciamo, ha tutto il passaporto e la carta d'identità italiana, nasce in azienda, mangia solo quello che produce l'azienda, è un valore aggiunto, quindi di Limousine, Damini Limousine. Damini Limousine che adesso vediamo. Assolutamente. Vi presento quello che lavora, perché Nicola. Ciao Nicola. Allora, iniziamo. Adesso tiriamo fuori, facciamo vedere la pasta pregiata che diceva prima Federica, che non c'è una parte pregiata e meno pregiata nella carne. L'anteriore è pregiato per i suoi tagli, i brasati, i bolliti e altri tagli più a lunga cottura. Questo è il posteriore, invece costate, tagliate, che adesso diciamo vanno più di moda. Questo è già frollato 30 giorni, come vedete dal colore più intenso che ha. Una frollatura che noi non vogliamo mai che prendano muffe o altre cose, per tenere una carica batterica molto bassa all'interno della cella, quindi umidità controllata, temperatura controllata costantemente. E poi anche noi selezioniamo quale disossare prima, di solito arriviamo sempre sui 30-35 giorni, dipende sempre dal grasso, e quindi non c'è una regola, dipende dal grasso, dalla copertura che ha di grasso diciamo il posteriore. Quindi, se ho capito bene, la frollatura serve per far sì che poi la carne sia più tenera, più morbida, e sì. A seconda della tipologia, della quantità di grasso e anche dell'animale, no? Cambiano i tempi. Assolutamente, non ci sono regole. Ci siamo, questo l'abbiamo capito. Che facciamo ora? Vediamo questa per capire la differenza. Questa ha 30 giorni, questa, per chi ci guarda da casa, questa molto più chiara, ha 3 giorni, 4. Vedete la differenza di colore? Molto molto più chiara. Assolutamente. Quindi voi normalmente un minimo di 30 giorni le fate frollare? Sì, sempre. Posteriore 30 giorni, quello che adesso andremo a tirare fuori dalla cella è il taglio, come dicono tanti, non prezioso, non no, è l'anteriore, che però su una bestia bisogna sapere che c'è, perché di posteriori ce ne sono due, di filetti ce ne sono uno su mezza bestia e l'altro sull'altra, sono 6 kg di filetto e tutti vorrebbero mangiare filetto. Adesso andiamo a tirare fuori l'anteriore. Eccolo, questo è l'anteriore, composto dalla spalla, dal collo, dalla punta di petto. Questo noi lo usiamo per brasati, bolliti, stufati e per il nostro hamburger. Il famoso hamburger, hamburger da mini hamburger, che ha la particolarità appunto di essere fatto con questa parte, dell'anteriore quindi, e condito con? No, solo del sale e basta. Viene fatto con una percentuale, adesso qui non abbiamo la pancia, ma punta di petto, del collo e della spalla, un po' più magra, un po' più grassa, 3-4 giorni dopo la macellazione viene impastato a mano e lasciato là una notte a riposare, e poi viene fatto il hamburger. Adesso Nicola vi staccherà la punta di petto e il doppione dalla spalla. Ecco, questo è già pronto per l'utilizzo? No, questo lo facciamo adesso per voi, per farvi vedere. Questo avrebbe bisogno ancora, per il hamburger è pronto, per vendere invece i tagli da bollito di un'altra settimana, 10 giorni. La frollatura è come un vino, come un formaggio. Uno stracchino non si può portare a 2 anni, un parmigiano sì.
tra virgolette, con tutto rispetto per il bardolino non si può portare a un invecchiamento come un grande amarone, una vite da Valpolicella. E la carne è la stessa cosa. Se nell'allevamento viene un allevamento spinto, adesso c'è un po' di rumore di lavoro che comunque c'è, se l'allevamento viene spinto e quindi arricchito di acqua, la bestia piena di acqua, così è una carne che non terrà la frollatura e quindi deve essere venduta nell'arco di una settimana. Perché poi sono quando la signora mi chiede: ma come mai fa tanta acqua nel piatto, nella pentola? Per quel motivo lì, perché nell'allevamento è stata spinta regolarmente o irregolarmente, tra virgolette, anche qui non entro per vari motivi, è stata spinta con degli allevamenti intensivi. E quindi poi si trova acqua nel piatto, carne senza sapore, senza profumo. La classica domanda che ci fanno sempre: come si fa a sapere se la carne è buona? Intanto la prima cosa è fidarsi del macellaio, quindi dell'etica, della professionalità del macellaio. E poi io dico sempre il profumo. Io mi ricordo da bambino il brodo sapeva profumo. Quando uno fa una bistecca, un hamburger, la carne deve sapere profumo come il vino. Sentiamo assieme. Anche cruda questa. Questa anche cruda. Poi saliremo e faremo una piccola battuta a coltello con la coscia. La nostra razza, a differenza della piemontese, dove fanno la battuta a coltello con tutto l'anteriore, noi possiamo farla solo con la spalla, perché lei ha visto che è molto grassa la nostra carne. La caratteristica della nostra carne è anche l'amarezzatura. Quindi non è una bestia, diciamo, Angus, carne tedesche o austriache marezzate all'interno, però esternamente sono molto grasse e all'interno magre, però l'anteriore è abbastanza amarezzato e quindi noi riusciamo solo con la spalla a fare la battuta a coltello. Hai detto i profumi da bambino. La tua è una passione che nasce veramente da quando eri piccino, perché comunque è una passione che ti è stata tramandata da tuo padre. Papà, nonno, bisnonno, partiamo da quattro generazioni. Io sono nato in macelleria, io mi ricordo tutti i più bei ricordi, più bei. La mia vita è la macelleria, è la carne in primis. Io so lavorare, tanti mi dicono: ma perché hai scelto sto allevatore? Ma perché una volta c'erano tante stalle che lavoravano in questa maniera qua, due o tre bestie di qua, adesso hanno chiuso quasi tutti e ci sono i grandi allevamenti. Io ho trovato sto allevatore qua che alleva come una volta, non ha stravolto niente, ha lasciato solo le cose come erano, solo le cose come erano. Quindi segue la tua filosofia e non poteva che essere perfetto per questo negozio. E tra l'altro sopra c'è anche il ristorante. Sì, lì si occupa mio fratello che è lo chef, io mi occupo della sala, lui si occupa di tutto il resto. Tra i tuoi clienti c'è qualche chef importante a parte tuo fratello? Sì, allora c'è da dire una cosa, io sono un po' come papà, non ho un rapporto amoroso con gli chef, perché loro vorrebbero solo costate, filetto e tagliata. E quindi purtroppo, come avete visto, su una bestia ci sono altri tagli, comunque da Massimiliano Alaimo a Norbert Hinderkofer a Giancarlo Perbellini a Berton Trussardi, finché era... Abbiamo molte, tante volte, purtroppo, e non è per essere preziosi, ma preferiamo servire il cliente finale che magari compra solo una costata e poi anche altri tagli, che non solo gli chef, perché purtroppo, no purtroppo, per fortuna i nostri genitori ci hanno insegnato questo. Io non commercio la carne, ma vendo quella, come ha visto, ci sono due costate, la spalla, il collo, la punta di petto, e gli chef, facile dire faccio il bollito, sì, ma lo farò una volta al mese. Poi. I tagli principali della carne li abbiamo visti, adesso non ci resta che salire di sopra nella salumeria, nella macelleria, e imparare a fare una vera tartare. No, scusa Federica, qui da noi non si fa la tartare, ma si fa la battuta a coltello, primo. Secondo, devo insegnarti, cominciamo dalla cosa principale, come si affila un coltello, perché prima tenerlo in mano è una cosa, affilarlo, poi tagliare la carne è un'altra cosa, e quindi saliamo. Allora insegnami come si affilano i coltelli, avanti, così evitiamo di fare stragi la prossima volta. Va bene Federica. Un po'. Ok, adesso operativissimi andiamo a fare il nostro taglio al coltello. La nostra battuta al coltello.
Allora, prendiamo un pezzo di fesa, che era quella del posteriore che ti ho fatto vedere prima. Allora, per il discorso della frullatura che ti dicevo prima, andiamo a rifilarla tutta. Perché una volta mio nonno diceva, in veronese, in Veneto, che la carne morta fa piangere il vivo. Per questo motivo qua. Perché se questa avesse, come hai visto quella giù, una settimana, quattro giorni, io andrei a tirare via tutto il grasso, ma non tutto sto resto di carne qua. E poi non calerebbe di peso. Togliamo il grasso, perché la battuta deve essere fatta esclusivamente da carni magre. Sì, assolutamente. Non viene fatta da noi, almeno, con il filetto o con il controfiletto. Questo è un pezzo di fesa di spalla, girello, tagli magri, diciamo. Tagliamo a metà, poi cominciamo. Fettine, prima delle fettine abbastanza. Abbastanza sottili. Dalle fettine spostiamo la carne, prendiamo. Da fettina a bastoncino. Bastoncino. E da bastoncino a cubetto piccolo. Ecco, la qualità di questa carne ci permette di apprezzarla al meglio anche così, senza nessunissimo tipo di condimento. Assolutamente, assolutamente. Poi noi mettiamo quando facciamo la battuta coltello nel nostro ristorante, questa è la battuta coltello che facciamo noi, che la gente apprezza molto perché sente la carne sotto i denti, che si scioglie, comunque la carne è molto morbida. Noi mettiamo dell'olio, del sale e poi l'abbinamento dello chef. La differenza che io ci tengo sempre, che prima giù ti ho un po' rimproverato, non è tartare, perché tante volte la tartare viene macinata, quindi, infatti io tante volte parlo con i clienti, poi non voglio dire che nella tartare non ci sia carne di qualità, però tante volte si parla con i clienti, l'ingrediente che si sente non è per primo la carne, può essere l'uovo, la senape o altro che lo chef poi ti dà come per condire la carne. La tua carne è talmente buona, è talmente sana, è talmente di qualità che la valorizziamo di più così, senza niente. Pulita e semplice, cioè al naturale. E poi uno gioca con i sapori. La selezione dei prodotti della salumeria, dell'enoteca, di tutte le cose enogastronomiche che avete qua dentro, che sono dei gioielli, chi la fa? Io e mio fratello, magari la maggior parte io, però è condivisa da uno stesso pensiero, da uno stesso valore, quindi guardando la qualità in primis del prodotto, l'etica del produttore, perché non tutti, ma il 90% conosciamo chi produce il prodotto, proprio il produttore. E quando io dico sempre ai ragazzi, quando conosci chi produce il formaggio, l'asiago, il parmigiano, il salame, la soppressa, il crudo, poi capisci la filosofia che c'è dietro un prodotto. E quindi riesci anche a venderlo con molta più facilità, neanche a venderlo, a proporlo ai tuoi clienti come se fosse per famiglia, per la casa. Sì, sì, come fosse per noi. È una vendita proprio, come si dice, si ragiona di testa, di pancia. È una vendita di pancia emozionale, quindi... Abbiamo accennato prima al fatto che tuo fratello si occupa della parte ristorazione, sempre qui da Damini Affini. Lui per fare la spesa e per la preparazione dei suoi piatti principalmente sceglie i prodotti che scegliete insieme? Sì, sì, assolutamente. Lui poi, siccome la condivisione di tutti i prodotti è assieme, lui viene in negozio e prende quello che gli serve per il ristorante. Bene, con Gianpietro abbiamo concluso qui. Abbiamo imparato tantissime cose oggi con te, ti ringrazio per questo, quindi io per ora ti saluto. Grazie a te, ciao. Però con Life Taste torneremo da Damini Affini per provare la battuta al coltello, che oggi non abbiamo assaggiato. Quindi a prestissimo e a voi buon appetito!